Ciao, sono Maria Gabriella Cimino, titolare dell'Agenzia della Casa di Riccione da circa 20 anni. Oggi appunto parleremo del contratto preliminare di compravendita immobiliare. Che cos'è? Quali sono, diciamo, le parti principali del contratto e anche gli aspetti dal punto di vista fiscale. Però prima seguimi sui social, metti un like e condividi il video con i tuoi amici. Che cos'è il contratto preliminare di compravendita immobiliare? Il contratto preliminare di compravendita immobiliare è quel contratto in cui le parti si impegnano a stipulare il contratto definitivo. L'utilizzo di questo tipo di contratto, quindi, consente di fare fronte ad alcune esigenze del promittente acquirente. Ad esempio, pensiamo all'ipotesi in cui il promittente acquirente non abbia le somme necessarie per poter acquistare l'immobile, quindi debba accedere ad un finanziamento e quindi in questo caso ha bisogno di tempo. Oppure anche per far fronte ad altre esigenze, come ad esempio fare dei controlli, delle verifiche sull'immobile, magari da parte anche del venditore stesso, perché ad esempio deve fare delle sanatorie. La stipula di questo tipo di contratto ovviamente ha degli impatti anche di natura fiscale, soprattutto quando sono previsti dei versamenti di somme di denaro, quindi una caparra oppure un acconto. Ha degli impatti sia dal punto di vista dell'IVA se si tratta di un costruttore, oppure delle imposte di registro se si tratta di un atto tra privati. Quindi con il contratto preliminare di compravendita immobiliare le parti si impegnano, si obbligano a stipulare un atto definitivo. Nel contratto preliminare comunque sono già previste tutti gli accordi e tutte le, diciamo, le fasi che poi saranno replicate nel contratto finale, diciamo sono già d'accordo le parti su quello che è il contenuto essenziale e quindi l'accordo preliminare in pratica vincola le parti a stipulare poi l'accordo definitivo. Il codice civile all'articolo 1351 stabilisce che il contratto preliminare è nullo se non viene fatto nella stessa modalità, nella stessa forma che la legge prevede per il contratto definitivo, ovvero la forma scritta. Il contratto di preliminare di compravendita immobiliare, quindi diciamo che non trasferisce direttamente la proprietà immobiliare di un immobile, ma il promissario acquirente praticamente si impegna al futuro acquisto, mentre il promittente venditore si impegna e si obbliga a vendere. Nel caso in cui una delle due parti sia inadempiente, ovviamente a meno che il preliminare non lo escluda, si può ricorrere all'autorità giudiziaria per poter risolvere il contratto oppure obbligare l'altra parte a portare avanti il contratto come d'accordi. Il contratto preliminare, soprattutto quando ci sono appunto dei versamenti di somme di denaro a titolo di caparra confirmatoria o penitenziale oppure a titolo di acconto sul prezzo, va sempre registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Quindi questo è una cosa di natura meramente fiscale, ma può essere anche trascritto. Diciamo che la trascrizione del preliminare invece è quando il preliminare, quando viene fatto ovviamente dal notaio, viene trascritto nei pubblici registri. In questo caso, come se fosse, diciamo, si fa sia per immobili, diciamo, da costruire, quello è obbligatorio, oppure anche per gli immobili già in essere, quando le parti vogliono essere maggiormente tutelate perché appunto ha un effetto prenotativo. Quindi il primo che trascrive il preliminare è il primo che è il vero proprietario, nel caso in cui appunto ci sia un venditore che abbia fatto più preliminari con più persone. Nel momento in cui si sottoscrive un contratto preliminare di compravendita, ovviamente c'è sempre la caparra che viene consegnata, quindi viene consegnata una somma di denaro al venditore. E la caparra appunto è di due modalità, può essere normalmente una caparra confermatoria, ma può essere anche una caparra penitenziale. La caparra confermatoria è quella che è, diciamo, disciplinata dall'articolo 1385 del Codice Civile e ha una natura risarcitoria, ovvero la parte che ha dato la caparra nel caso in cui dovesse cambiare idea e ritirarsi, la perde e così come se colui che l'ha ricevuta dovesse cambiare idea e ritirarsi, deve ridarla il doppio. Quindi diciamo che in questo caso non c'è bisogno neanche di rivolgersi al giudice. Invece la caparra penitenziale è disciplinata dall'articolo 1386 del Codice Civile e in realtà si viene prevista quando la parte che la rilascia prevede una sua eventuale possibilità di tirarsi indietro e quindi in quel caso ha una natura, diciamo, un corrispettivo per il diritto di recesso, in modo che la parte che l'ha ricevuta la può ritenere nel caso in cui l'altro dovesse cambiare idea. Nel contratto preliminare, oltre appunto alla caparra confirmatoria o penitenziale, possono essere previsti anche degli acconti sul prezzo.
e gli acconti appunto che vengono dati, soprattutto se si tratta di un immobile anche in costruzione. Dal punto di vista fiscale, ovviamente sorgono gli obblighi di legge anche per quanto riguarda la imposta delle tasse. Quindi normalmente le caparre viene pagato lo 0,50, mentre sugli acconti viene pagata l'IVA se si tratta di un bene soggetto ad IVA, oppure un 3% di imposta di registro se non è soggetto ad IVA, quindi una vendita tra privati. Questi acconti, poi dopo queste somme versate, verranno poi recuperate in sede di stipula definitiva del rogito. Spero di esserti stata utile con questa piccola riassunto di quello che è il contratto preliminare di compravendita. Seguimi sui social, metti un like. Se hai bisogno di vendere o di affittare un immobile, chiamami allo 0541 60 69 86. Se devi comprare, rivolgiti sempre a me e guarda il mio sito www.adriacasa.com. Ciao!